Ciao a tutti e bentrovati sul mio canale, siete su Cartomantique e con l'interrogativo di oggi andremo a vedere il passato, presente, futuro e l'elemento a sorpresa di questa nostra relazione. Restate con me. Ciao a tutti, bentrovati come sempre, bentornati ai fedelissimi e benvenuti ai nuovi qui. Siete sempre di più, quindi io inizio subito a ringraziarvi perché stiamo arrivando ai 19.000 e non abbiamo ancora fatto 9 mesi, non abbiamo ancora compiuto 9 mesi, quindi abbiamo ovviamente il plurale ed obbligo perché il canale lo stiamo facendo tutti insieme, quindi vi ringrazio davvero di questa vostra assiduità. Anzi, invito chi non l'avesse ancora fatta a iscriversi al canale e attivare le notifiche con la campanellina, così ogni volta che farò un interattivo saremo tutti qua a vedercelo insieme. Vi ringrazio innanzitutto anche per la vostra frequentazione, la vostra assiduità anche su Wisio, questa piattaforma dove vi rispondo con dei video personalizzati. Trovate l'indirizzo nella descrizione del canale e anche qui sotto nella descrizione del video. Vi ringrazio soprattutto per le recensioni, per l'apprezzamento, per il tempo che mi dedicate anche dopo che avete ricevuto il video, quindi davvero grazie di cuore a tutti. Allora, l'interattivo di oggi, che come ricordo, essendo un interattivo appunto, non potrà corrispondere al 100% con la vostra situazione, ma spero che risuonerà al massimo e nel caso dipende da voi, perché sarete voi a scegliere una delle varianti, la 1, la 2 o la 3. L'interattivo di oggi è un po' diverso, nel senso che ho voluto dare una piccola marcia in più, usando un sistema che per lo più uso per me, non soltanto per questioni sentimentali, ma in generale. E quindi avremo il passato, il presente e il futuro. Per ognuna di queste collocazioni temporali userò un oracolo delle risposte e in questo caso un oracolo degli angeli del cuore. Un arcano maggiore e le tre Lenormand che sono il numero minimo, però poi c'è anche l'elemento sorpresa perché spesso noi dimentichiamo che è vero, le previsioni sono una bella cosa, però le energie possono mutare perché non siamo soli al mondo, cioè il discorso è proprio questo. Questo è quello che ci può aspettare, però siccome c'è il libero arbitrio, può darsi che magari tutto era tutto pronto, però qualcosa cambia nella vita della persona alla quale stiamo pensando e le cose si modificano un po', quindi pur rimanendo magari il risultato si spera se è positivo o si spera di non se negativo, comunque costante, possono esserci degli imprevisti e che è bene sapere prima. Quindi andrò a prendere appunto le carte da ognuno di questi mazzi e faremo proprio un excursus, vedremo come sta, come è andata, come cosa succede adesso, cosa succederà, le potenzialità, ma terremo presente anche un elemento sorpresa, diciamo un elemento un po' folle che può subentrare e far cambiare un pochino i piani a noi e all'altra persona. D'accordo? Quindi adesso io vi lascio a scegliere la variante che vi risuona maggiormente, sempre in attesa che riappaiano i miei simbolini, che chissà dove sono finiti, ma ce la farò. Quindi io adesso vi lascio scegliere, mettete pure i video in pausa, ci vediamo qua fra pochissimo con la prima variante. Bene, partiamo subito con la variante numero 1 e andiamo a vedere per il passato, presente, futuro e elemento sorpresa, innanzitutto le energie, quindi sceglieremo quattro carte che posizioneremo come al loro posto, come spetta, quindi da sinistra a destra, 3 più 1. Questa è una stesa molto utile quando si è particolarmente confusi, quindi a volte una relazione può anche apparentemente andare bene, però non si capisce bene dove si sta andando, quindi non è detto che chi ha scelto questa variante sia in un periodo di rottura. Questo è voluto uscire a tutti i costi, era l'elemento sorpresa, infatti così è stato, ci ha sorpresi. Benissimo. E uno. Quindi qua, 1, 2, 3 e 4. Ok, teniamole qui. Allora, andiamo a scegliere anche una carta per ogni slot, anche degli angeli del cuore, per darci un parere proprio specifico su questa relazione. Anche qui una per il passato, adesso è più semplice, una per dove siamo ora, questo è voluto uscire per il presente, e una per l'elemento a sorpresa. E anche queste le abbiamo sistemate.
Adesso un approfondimento da parte degli arcani maggiori. E elemento a sorpresa, che guarderemo proprio per ultimissimo, naturalmente, se no che sorpresa è. Adesso invece mischiamo le nostre ragazze, queste le riposizioniamo dove devono stare, guardiamo il taglio e poi invece queste io uso il mio solito sistema. Non sto in questo caso a estrarle, ma le distribuirò sui vari mazzetti. Vediamo il taglio. Wow, qua, beh, insomma, qui un po' di contrastino c'è. Avevo appena finito di dire che non è detto che in questa stesa che si trovi in un periodo di rottura. Qui, accidenti, qui abbiamo proprio dei litigi, dei diverbi, dei pettegolezzi che stanno impedendo che questa situazione si svolga normalmente, cioè che questa relazione sia serena. Insomma, proprio non ci sono le condizioni. Adesso andiamo a vedere. Allora, queste le mettiamo qui. Questo è sempre l'elemento a sorpresa, lo piazziamo lì nell'angolino. Andiamo a vedere prima il presente, che cosa abbiamo col presente. Scusate, col passato. Allora, col passato. Dunque, in passato c'è stata veramente una grande, grandissima, grandissima intesa qui. Accidenti. Cioè, veramente qui addirittura potrebbe essere stato già in passato o un ritorno. Comunque qui avete sentito che eravate proprio davanti all'anima gemella. Addirittura qua dice chiama la tua anima gemella. Abbiamo in abbinamento il giudizio, per cui insomma vi siete proprio sentiti dentro una relazione ai massimi livelli. Addirittura questa ha ancora questa stabilità. E quando è iniziata avete iniziato a sbocciare, è stato un inizio nel passato, un inizio direi col botto qua proprio, una relazione che era iniziata nel migliore dei modi, un coinvolgimento, un'alchimia sempre qui al massimo, sentivate di essere nel posto perfetto, con la persona perfetta, quindi chi in passato non si è sentito così va a dare l'altra variante immediatamente, perché queste sono carte dove addirittura abbiamo la stabilità dell'ancora col sole, perciò una cosa che è iniziata e subito ha avuto una sua stabilità e si è trasformata immediatamente da un qualcosa da un embrione a una storia con la S maiuscola. Questo il passato, diciamo che dormivate sonni tranquilli, anzi neanche tanto, perché c'era proprio tanta emozione in questa relazione. Quindi chi ha scelto questa variante viene da un inizio di questo tipo. Vediamo in questo momento che cosa abbiamo. In questo momento ci stiamo lavorando un po' su, vediamo cosa sta succedendo. E in questo momento c'è una grandissima stanchezza. Rimane questa attrazione, che però io non sono tranquillissima nel dire che è per la stessa persona di qui sopra. Sicuramente c'è, non potete dimenticare quello che c'è stato, però state con questa eremita andando a guardare all'indietro per vedere che cosa è successo, perché che domina questo periodo della vostra relazione è la croce. In questo momento non vi sta soltanto pesando come cosa da portare avanti, perché sono venute meno forse tutte le cose, diciamo, così spirituali. È rimasta solo un po' di attrazione, però alla fine insomma la chimica la fanno tutti questi elementi insieme, perciò in questo momento vi pesa portare avanti questa relazione, ci sono tante cose che non vanno avanti. Adesso l'eremita non è carta di segreti, però di chiusura sicuramente, e mi viene in mente cosa è uscito al taglio, quindi con queste serpi, con la montagna. Quindi secondo me qua provate anche attrazione per qualcun altro, tant'è vero che qui c'è un gran desiderio di andarsene in questo momento, o comunque di un cambio radicale, qualcosa che faccia progredire questa relazione, perché non ci stiamo dentro, insomma.
Potrebbe anche essere che sia l'altra persona che prova attrazione, però io rimango sempre della mia idea che le carte le faccio e le giro per voi, quindi quando mi uscite, soprattutto voi con la carta della consultante, che lo ricordo una volta di più, nelle mie stese rappresenta chiunque di voi, maschio o femmina che sia, perché abbiamo le canalizzo io per voi, quindi così standard rimane la consultante per convenzione, siete voi. Quindi in questo momento, secondo me, siete voi che state portando un po' il peso di qualcosa che con questo tagliar legna magari ci volete anche lavorare un po' su, però non rimane molto. Se poi andiamo a vedere anche la posizione delle carte, prima ho detto potrebbe essere rimasta solo l'attrazione, in realtà potrebbe anche essere che siete alla ricerca, state cercando di ritrovare quella chimica che c'era in passato, insomma in questo momento non state navigando in buone acque. Potrebbe, come dicevo, essere anche che sentiate voi da parte del partner un distacco e che quindi state cercando in questo momento di capirne le motivazioni. Sta di fatto che qui c'è proprio un desiderio di cambiare completamente il corso delle cose, quindi o un allontanamento, quindi, oppure a causa di questo allontanamento voi state cercando delle soluzioni che però in questo momento non trovate. Quindi, vedete voi, potrebbe essere o che siete attratti da qualcuno che secondo voi potrebbe darvi quello che viene a mancare in questa relazione. O magari anche il partner, però ripeto, per me siete voi, oppure anziché una nuova persona state proprio cercando, andando all'indietro, quella magia che si è andata persa nel passato. Quindi adesso siamo un pochino così, un po' con le pive nel sacco. Vediamo il futuro, rigenerazione. Beh, insomma, dipende da molto presto, decidi lucidamente. Qui è molto importante quale arcano uscirà. La papessa. Allora, vediamo un po'. Allora, diciamo che secondo me, qui andiamo verso una fine di questa relazione per stare bene. Questa rigenerazione che io inizialmente avevo sperato che mi volesse dire che si rigenerava la situazione, in realtà voi siete allo studio dei fatti e nessuno vi muove. Ormai questa sentimento che vi legava all'altra persona è diventato un po' meno coinvolto dal punto di vista, diciamo, fisico, più spirituale, più allo studio. Ci state rimuginando, vi viene consigliato da queste carte di prendere l'iniziativa di parlare, di dire quello che volete, però secondo me quello che in questo momento vi farebbe stare meglio sarebbe proprio prendere una pausa, anche se è un peccato perché comunque i sentimenti di base ci sono, però ormai questa magia si è rotta un po' da troppo tempo, quindi fate proprio voi fatica a riprendere contatto con quello che era quel sentimento un po' magico che c'era all'inizio, che vi assicuro qui è veramente forse talmente magico che rasentava quella perfezione che non esiste, quindi adesso siete molto esigenti. Diciamo che così come eravate beati all'inizio proprio per questa sensazione di essere in paradiso, non appena queste cose sono un po' scemate, avete fatto fatica a prendere contatto con la realtà, cioè si è trasformata in una relazione, chiamiamola senza voler denigrare nessuno, però un po' standard, dato via questo elemento di magia. È possibile che abbiate scelto anche di guardarvi attorno, insomma, vi siete accorti che allora, tanto per avere una cosa normale, allora ci sono altre persone che possono destare il vostro interesse, anche se quello che vedo io in futuro è che ci sarà una certa freddezza da parte vostra. Rigenerare questa cosa diventa particolarmente complicato proprio perché si basava la magia di questa relazione su elementi che non possono essere controllati dalla razionalità. Quindi non sapete bene da che parte andare, è come se appunto la papessa è una carta, diciamo, a modo suo fredda, anche se dotata di un forte intuito, però è una carta di una persona allo studio
delle cose, una carta che parla di incubazione, quindi un'incubazione che sicuramente è una gestazione che non porta tanto slancio e tanto entusiasmo quando invece ce ne sarebbe bisogno. Quindi il consiglio chiaramente, quello degli angeli del cuore, è quello di esprimere, decidere lucidamente che cosa volete. Quindi vedete che anche qui lucidamente non mi sta parlando più di slanci, mi sta parlando di qualcosa, di una decisione che dovreste prendere. E difatti qua abbiamo l'albero, quindi il vostro benessere, che parte da questa bara, cioè questa chiusura, con questa relazione, diciamo, questa carta che si riferisce alla relazione. Sì, allora la risposta è molto semplice: o scendete a un compromesso e fate pace con l'idea che è una relazione normale, insomma, come molte ce ne sono, e che quindi quell'elemento magico di cui vivevate in questo momento è in pausa, oppure, se proprio non sopportate l'idea, decidete, rigeneratevi e andate. Quindi il vostro futuro in questo caso è questo. Perciò siamo partiti dalle stelle, siamo finiti non alle stalle, a un piano intermedio, perché i sentimenti continuano a esserci, però c'è spazio. Dentro di voi c'è questa spinta di respirare aria nuova, magari sperando di trovare con qualcun altro questo elemento che avevamo in partenza. Veniamo alla sorpresa. A dire il vero, appunto, giocosità: per riconquistare l'amore, lascia risplendere lo spirito giovane e divertente che è in te, che è proprio quello che è venuto a mancare. Quindi, qual è il futuro? Il sole, e questo è l'elemento a sorpresa, no? Che ci dice un po' cosa potremmo fare, ragazzi. No, allora mi rivolgo a tutti quelli che sono in questa stese, che hanno già magari iniziato ad adocchiare qua e là qualcun altro, nella speranza di ritrovare dentro di sé proprio questo elemento di giocosità. Io qua ci vedo che l'elemento a sorpresa è proprio che prenderete un'altra strada. Questa relazione dalla quale siamo partiti, che era iniziata con tutti i migliori auspici, tutti i migliori fattori per una riuscita, si è proprio impoverita strada facendo. Il futuro, come sempre, perché qui non si dà mai niente per scontato, era determinato da voi, quindi da questa vostra lucidità, questa presa di coscienza che la magia era finita, un enorme dispiacere nel dover eventualmente prendere una decisione drastica di taglio, quindi era rimasta lì l'elemento a sorpresa che entra nella vostra vita, o è già entrato, ma non l'avete fatto entrare. Adesso sì, una persona che secondo me sballotterà un po' tutti i giochi che ci sono sul tavolo. E quindi, visto che voi siete così restii a prendere una decisione, ci pensa l'universo, e quindi l'elemento a sorpresa è proprio che arriverà qualcuno a dire, come dicono giustamente queste energie, a dire il vero. Sentirete proprio che qui abbiamo qualcuno che vi rimette in moto un meccanismo che credevate sopito, che è quello della giocosità, del divertimento, della leggerezza, dell'allegria all'interno di un rapporto di coppia. Quindi abbiamo questa carta che ci dice che tagliamo, abbiamo questa che è l'intervento di una terza persona, come vedete, e quindi qui abbiamo il vostro partner, dipende in che ordine lo leggiamo, o è un nuovo partner che arriva improvvisamente, che quindi vi fa prendere questa decisione. In ogni caso, se anche vogliamo interpretarlo come partner attuale, viene ampiamente sostituito da qualcuno di nuovo. La stesa non si chiude dicendo che avrete una relazione stabile con qualcun altro, dice che arriverà qualcuno che vi farà capire che dentro la relazione attuale non c'entrate più niente, e che quindi tutta questa vostra attenzione a vedere di salvaguardare quello che ancora c'è di buono è un po' sprecata, nel senso, questo è proprio l'elemento sorpresa. Se andiamo a fare un recap di come sono andate le cose, direi che al momento, quindi, che è la cosa più importante, al momento siete alla ricerca di quello che non c'è più in questa relazione. Forse anche alla ricerca di nuove emozioni, forse sì, forse no, sta di fatto che state cercando di riscoprire nella vostra storia, di ricordare come stavate, di ricordare come mai stavate così bene, state cercando di capire cos'è andato storto, siete combattutissimi tra un desiderio di trovare, ritrovare vecchie emozioni e invece andarvene. Qui viene suggerito comunque
nonostante si apprezzi questo vostro atteggiamento riflessivo, però è anche un po' troppo, quindi qui la strada era duplice. Sicuramente finisce bene per voi, perché ovviamente con la papessa avete ormai sviluppato un profondo una profonda conoscenza della situazione e del partner, però quello che vi veniva consigliato era proprio di chiudere questa cosa, oppure di trovare qualcosa in più per riuscire a barcamenare e barcamenarsi e andare avanti. Non fosse che è arrivato l'elemento sorpresa, che vi dico che arriverà qualcuno che vi farà dire: beh, però, a dire il vero proprio. Ecco cosa arriva. Arriva qualcuno con cui vi trovate in sintonia. Tra l'altro, il sole con questa giocosità mi parla proprio di qualcuno che vi fa ricordare gli elementi persi qui. Non credo che ci sarà la stessa alchimia che c'era con il partner che state mettendovi alle spalle, però ci sarà sicuramente un'ottima comunicazione, e sarà proprio, ma anche letteralmente, un raggio di sole, qualcosa che finalmente vi farà ricordare anche che cosa vuol dire essere in una relazione in modo sereno, in modo anche un po' leggero, senza che necessariamente tutto debba essere triste, come in questo momento. Più che triste, è un po' scuro, un po' nuvoloso, insomma. Vi rendete conto tutti e due che c'è qualcosa che non va, però non riuscite a rinverdire un po' questi rapporti. E invece qui arriva qualcuno con questa volpe che secondo me vi fa capire che siete nel posto sbagliato con questo partner attuale, e che vale la pena di dare una nuova chance al vostro desiderio di felicità, di leggerezza, di così, un po' di giocosità, come viene detto qui. Quindi passato, presente e futuro di questa relazione, e insomma il futuro non è tanto roseo per il vostro attuale partner, però direi che voi ve la cavate piuttosto bene. Siete in questo momento in un momento un po', diciamo, appunto, un po' scuro, un po' così, un po' triste, un po' adesso non depresso, però scoraggiato, ecco, insomma, speravate tanto in questa relazione, però questo proprio non è più il vostro ambiente. Quindi la sorpresa che, visto che non riuscite a decidervi voi, vi farà decidere, secondo le carte, l'universo. Quindi avanti nuovo, e che nuovo, quindi andate a star bene. Perciò, insomma, se fino adesso avevate dei dubbi, ecco, le carte ve l'hanno fugato. Quindi variante numero uno, direi che insomma ci sono pochi dubbi a questo punto, quindi è momento di essere pronti, preparati a quello che l'universo ti manda. Io ti faccio tanti in bocca al lupo, se non l'hai ancora fatto iscriviti, attiva le notifiche, metti il like, e ti do appuntamento alla prossima volta con me su Cartomantica. Eccoci dunque con la variante numero 2. Andiamo a vedere anche qui passato, presente, futuro e sorpresa per questa relazione. Quindi anche qui andiamo subito, come prima cosa, a vedere le energie, prendendo quattro carte dall'oracolo delle risposte. Presente per la variante numero 2, futuro, e anche qui l'elemento sorpresa, che nel caso aveste seguito la variante numero 1 avete visto che insomma ha la sua bella importanza. Mademoiselle Normanna addirittura faceva sorpresa bella e sorpresa brutta. Noi invece vogliamo essere un pochino più così, più aperti e un po' più ottimisti, ma faremo anche quello, però per il petit tableau magari. Vediamo gli angeli del cuore che cosa hanno da dirci su questa relazione, sulla quale stiamo interrogando le carte. Vediamo un po' passato, il presente, il futuro di questa relazione e l'elemento sorpresa. L'elemento sorpresa molto spesso può essere invece un elemento risolutivo, un consiglio o comunque il mettere a fuoco qualcosa che noi non abbiamo considerato. Vediamo.
quali saranno gli arcani maggiori che ci verranno in aiuto qui. E adesso passiamo alle nostre ragazze che sono molto contente quando si fanno queste stese con l'elemento sorpresa, perché da buone pettegole hanno il campo spianato per la loro attività. Vediamo un po' il taglio di chi è in questa stesa, in questa variante. Allora, qui contrariamente, vi faccio vedere, contrariamente alla stesa precedente, dove la montagna era il secondo elemento, quindi erano bloccate proprio le comunicazioni, qua invece i blocchi sembra che siano in fase di elaborazione, magari con qualche lite in più, o magari anche facendo un po' affidamento anche a una certa attrazione fisica. Quindi vediamo, attenzione. Adesso, finché non le vediamo tutte e tre, non lo possiamo sapere, soprattutto poi l'elemento sorpresa. Ok, eccoci qui. Allora, spazio largo, passato di questa relazione. Orfani, anima gemella, la torre. Allora, considerando anche che c'era al taglio la frusta, io qua ho l'impressione, ma molto molto netta, che qui siamo davanti a una di quelle relazioni che io chiamo col saliscendi, quindi un giorno piove, il giorno dopo sole che splende, è un continuo lasciarsi e riprendersi. Quindi questa relazione, secondo me, in questo momento o è in pausa, adesso andremo a vedere sul presente, o comunque è una relazione dove c'è una forte passione, ma c'è anche una forte codipendenza, proprio perché avete l'anima gemella davanti. Quindi abbiamo di base dei sentimenti molto forti, molto nitidi, molto chiari. Abbiamo un continuo prendere e lasciarsi, un continuo, ma proprio un continuo. Questa sensazione di questo orfani quando non c'è l'altra persona, però c'è anche l'elemento contraddittorio dei pesci, che insomma tutto quello che mette in loop questa situazione di lasciarsi e di prendersi è anche una certa disinvoltura nel considerare le alternative che ci sono in circolazione, forse da parte anche un po' di tutti e due, cioè state stretti in coppia ma state troppo e quindi vi guardate attorno, però quando poi litigate, quando discutete, vi sentite persi. Quindi questa è proprio una situazione, come dico, chiaro esempio di codipendenza, come si suole banalizzare di solito, né con te né senza di te. Quindi è una relazione che va avanti da un po', secondo me, in questo modo. Vediamo adesso. Tutto ciò che brilla, è certo, è certo. Anche qui decidi lucidamente, però qui sul presente, con quel tutto ciò che brilla mi fa pensare. E infatti ha un grosso contrasto. Dunque, tutto ciò che brilla è volete apparire in questa relazione, come appare l'altra persona. Diciamo che vi trincerate dietro un bel sorriso, magari fate finta di essere accondiscendenti, però abbiamo questa luna, cari miei, che la dice lunga. Qui ci sono paure, ci sono timori per il futuro, ci sono dubbi, sospetti. La luna non vi fa vedere chiaro, quindi non vi volete fermare davanti a tutto ciò che brilla, eppure date l'impressione di essere fermi lì. Quindi questa è una relazione che in questo momento vi vede, voi soprattutto, ma anche l'altra persona, un po' come durante i duelli del Far West, cioè stiamo fermi, facciamo finta che vada tutto bene, però intanto la prima mossa che fai di sbagliato, ta, te becco e poi facciamo i conti. E difatti avevamo l'ostacolo prima e la frusta dopo, capito? Ecco perché è molto importante il prima e il dopo. Quindi qui voi morite dalla voglia di dire come stanno le cose. Abbiamo queste stelle che contraddicono in parte la luna, perché ci parlano di desideri a lungo termine, mentre chi ha la luna in questo momento con queste carte è come se non sapesse se arriva fino a domani. Fate piani a lunga scadenza, state molto guardinghi, però probabilmente la vostra vita in questo momento
questa fase di relazione, diciamo, è sui binari normali, quindi anche se per caso foste in rotta, sapete che domani la cosa torna a rimettersi in piedi. Sta di fatto che quello che voi desiderate è una maggiore stabilità. Lo so che la torre non è carta di stabilità, prima che qualcuno obietti, però è carta di ufficialità. Quindi fate finta che non ve ne freghi niente, in realtà non vedete l'ora di poter dire che ufficialmente state insieme in modo canonico, diciamo, in modo come fanno tutti, mentre voi qua, questa è una coppia un po' atipica, un po' ballerina, avete bisogno di questa cosa, vorreste addirittura essere in pubblico riconosciuti come coppia, mentre per molti io qua vedo che questo non sta avendo luogo e forse neanche in passato, quindi avete bisogno di sentirvi dare il ruolo ufficialmente di quello che siete all'interno di questa coppia. Quindi un po' questo tutto ciò che brilla è quello che in questo momento desiderate, un po' è quello invece di cui vi accontentate, cioè le apparenze. Quindi è ovvio che qui mi posso riferire anche a coppie clandestine, quindi una relazione clandestina dove ancora non avete il ruolo ufficiale. Cosa avremo in futuro? Allora, il futuro di questa storia vi posso dire che è buono, sono contenta perché mi sarebbe proprio spiaciuto, cioè siamo passati da una catastrofe, praticamente una catastrofe, catastrofe costante, abbiamo iniziato così e ce la siamo portata dietro, eravamo qua a non sapere cosa ci aspettasse, invece qui in nome non solo della passione ma anche in nome di tutto quanto costruito fino adesso, il futuro vi regalerà una schiarita, non soltanto a livello appunto di apparenze, non soltanto di quello che desiderate, ma proprio la sicurezza di quello che prova per voi il vostro partner. Qui passiamo dalle nuvole a qualcosa che viene espresso con la chiave, quindi tutto quello che avreste voluto avere in passato e magari anche adesso, quindi con questa situazione di compromesso di alti e bassi, di montagne russe che sono un pochino spiacevoli, insomma, da gestire, soprattutto quando di certezze non ce n'è, sta per arrivare a una soluzione. Soluzione che si basa naturalmente sulla passione che provate uno per l'altro, che è anche alla base, è stato alla base di questi alti e bassi, perché qui proprio né con te né senza di te, ma veramente, però anche su tutto quello che avete costruito insieme. Cioè, forse arriverà finalmente quel momento della maturità e di una maggiore comunicazione dove alla luna verrà sostituito, ci sarà il sole, quindi il sole è anche chiarezza di intenti, non è soltanto felicità, è collaborazione, è costruire anche qualche cosa insieme. Quindi giorno dopo giorno la chiave è la chiave per i sogni. Qui sono sogni proprio nel senso di fantasticare, sogno anche quando dormiamo, questa luna è molto diversa dalla luna dei tarocchi, la luna nel normale è proprio, sì, i sogni in rosa, la via in rosa, no? È quello che vorremmo. Passeremo in futuro dalle nuvole, quindi da una situazione, diciamo, poco chiara con tutto quello che è stato detto qui, passiamo dalle nuvole, arriveremo alla chiave, quindi alla soluzione. Questo è quello che per voi, per adesso, è lì. Vediamo l'elemento sorpresa. Le parche, perdona, impara, va bene, allora ok. Il Papa. Allora, nel presente vi avevo fatto vedere che c'era la torre, che quindi volevate una ufficializzazione del rapporto, d'accordo? Allora, così come vi ho detto che in futuro è previsto una schiarita, un chiarimento, un riconoscimento del vostro ruolo e di quello del partner all'interno di questa relazione, l'elemento a sorpresa invece sarà in questo caso per chi sperava in un'ufficializzazione, diciamo, più tradizionale, quindi o un matrimonio o per le coppie clandestine, un lasciare il partner ufficiale per far diventare ufficiali voi, allora questo purtroppo no. Quindi l'elemento a sorpresa è occhio,
cioè prendete il buono, ci sarà chiarimento da tutti i punti di vista, tranne che però qua non è ritenuto un chiarimento, tranne la soddisfazione per questa crescita ufficiale. Quindi avremo la soluzione di tutti i vostri sogni, si ristabiliranno gli equilibri nella coppia. In via semi ufficiale sarete la persona, il partner o la partner del vostro attuale compagno o compagna. Diciamo tutti i motivi di liti, quindi anche eventuali, vedete qua avevamo i pesci, eventuali comportamenti un pochino così promiscui, di andare a cercare l'approvazione di altre persone, se ne vanno, quindi vi chiarite tra di voi, diventa finalmente una relazione più equilibrata, c'è la soluzione a tutti i problemi che vi hanno diciamo un po' ammorbato in questo periodo, tutte le cose dove non ci vedevate chiaro con questa luna, grazie a un ritrovamento del dialogo, ma anche grazie alla passione e a valorizzare quello che avete costruito insieme, tutte queste paure se ne andranno e la luna sarà sostituita dal sole. Però qui l'elemento sorpresa è che se vi aspettate un'ufficializzazione in grande nel vostro ruolo, per questo bisogna ancora aspettare. No, ancora non ci siamo. Difatti c'è il rischio che vi scocciate. Allora, qui due sono le strade. Sicuramente non ci rimanete bene, perché diciamo che qua sarete belli carichi, quindi vi aspetterete anche questo passo. E con le parche, insomma, c'è qualcosa che viene tagliato e reciso. Due sono le cose: o lasciate andare quest'ultimo pezzo delle vostre aspettative e quindi con molta tranquillità, saggezza e accondiscendenza aspettate tempi migliori, perché qui vedete che proprio la crescita all'interno del nucleo familiare o comunque all'interno di quello che il vostro partner ritiene famiglia, qui non ce l'abbiamo perché abbiamo i topolini. Quindi o lasciate perdere questa cosa, perdonate, imparate e andate avanti, e per l'ufficializzazione aspettiamo tempi migliori, oppure tagliate, perdonate, imparate, ma con molta saggezza vi allontanate. Direte, ma una delle due, eh no, questo è l'elemento sorpresa, quindi soprattutto non vi dico io che cosa dovete fare, vi dico le possibilità. Quello che vi posso dire è che ci sarà questa carenza, questa delusione delle vostre aspettative per quanto riguarda l'ufficializzazione. Poi, che cosa sceglierete di fare? Qui solo voi potete dirlo. Bisogna vedere se ritorniamo in prigione senza passare dal via e quindi mandiamo a quel paese i progressi fatti, decidiamo di restarci. Allora, a questo punto, tutta la battaglia che abbiamo fatto fino a qui, tutta, ricomincia per avere il secondo pezzo. E perché no? Nessuno dice di no, anzi, oppure scegliamo che va bene, questa parte me la sono portata a casa. Ah, non vuoi che andiamo oltre? Perfetto, grazie di tutto. Le parche arrivano e tagliano questa relazione, se ne va. Perdonate, imparate. Qua non prevedo in ogni caso discussioni. A questo punto sareste talmente stanchi che sceglierete per il vostro bene, sicuramente, anche perché con il Papa è una carta molto spirituale, molto che ci indica la saggezza. Il Papa addirittura lo vedete con i discepoli, quindi insegna e ci sta con questo perdonare e imparare. Questo nel caso è un allontanarsi a testa alta, è un dire grazie, basta, restiamo anche amici, però basta. Perché non va bene, non mi sento di proseguire. Stessa cosa potrebbe anche capitare se voi doveste decidere di, scusate i cani, se voi doveste decidere di ritornare indietro, lo farete con un atteggiamento che sicuramente sarà, molto più maturo di prima. Quindi attenzione, se decidete di ripetere la battaglia, il vostro partner deve stare, come si dice, parecchio in campana, perché non siete più la stessa persona di prima. Quindi non sarà più tanto facile fare dei giochetti. Allora, quindi riassumendo, abbiamo una situazione dove siamo partiti facendo
un uragano, catastrofe, ne contenne senza di te questa sensazione proprio di estrema passionalità, ma anche di estremo conflitto, quindi tutto dentro e fuori da questa situazione è iniziata così. Adesso c'è qualcosa che non vi convince, ma siete un po' entrambi così allo studio della situazione. Uno dei due, secondo me, voi spera veramente di poter uscire allo scoperto. Non parlo solo di relazioni clandestine, chiaramente, magari qualcuno che ancora non è ufficialmente il partner dell'altro per un sacco di motivi, però qui c'è proprio il giardino con la torre, quindi si spera di essere messi in pubblico, addirittura le stelle ci parlano di notorietà, quindi abbiamo bisogno di questa cosa. Ne state comunque parlando anche se con molta cautela, perché avete paura di aprire dei coperchi che avreste fatto meglio a lasciare chiusi. Per il futuro vi dico che sulla base di quello in quanto costruita la passione, assolutamente sì, c'è questa schiarita, c'è la soluzione, ci sono le nuvole che vi lasciano e la chiave che vi apre la porta la maggior parte delle vostre richieste, quindi c'è un ritrovamento dell'intesa e un'amplificazione delle comunicazioni e della sincerità all'interno di questa comunicazione. Per tutti quelli che però avessero voluto un passettino in più e quindi magari una proposta di matrimonio o di convivenza o di lascio mia moglie o mio marito e vengo a stare con te, diventi mio partner ufficiale, no. Quindi questo è l'elemento a sorpresa, si arriva soltanto fino a qui. Da qui in avanti poi potete scegliere voi, perché abbiamo le parche che ci dicono che una situazione la taglierete. Saranno le vostre richieste? Chi lo sa. Oppure sarà la situazione col partner, perché le richieste non sono arrivate fino alla fine, questo solo voi potrete dirlo, però questo è l'elemento sorpresa di chi si trova in questa variante, pertanto sceglierete voi, sappiate che appunto otterrete al 99% una soddisfazione ai vostri desideri all'interno di questa coppia, quindi non saranno più tormenti come sono stati fino adesso, però non si riesce ad arrivare molto oltre questo 99%. Poi vedrete voi, insomma, d'accordo? Quindi anche per la stesa numero 2, spero che abbiate trovato degli spunti interessanti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e mettete il like. Io come sempre vi do appuntamento alla prossima volta insieme a me su Cartomantic e intanto vi faccio un grazie in bocca al lupo. Ciao! Variante numero 3. Anche qui andiamo a vedere passato, presente, futuro e elemento sorpresa di questa relazione. Quindi prendiamo subito le carte per vedere le energie, quindi l'oracolo risponde, l'oracolo delle risposte che è sempre preciso, almeno per quanto mi riguarda, ci mette subito in luce qual è l'elemento fondamentale, energeticamente parlando, di una situazione. Quindi adesso andiamo a prenderne quattro, se si lasciano stendere. Mamma mia, con quest'umido, guardate, poverine, sono una appiccicata, ecco perché ogni tanto saltano fuori da sole, non ne possono più. Allora, vediamo, passato, presente, questa no, questa era proprio non, futuro e sorpresa. Via. Libere per adesso, tornate a prendere un po' di caldo nell'angolino. Allora, vediamo qua. Per quanto riguarda proprio il consiglio degli angeli del cuore, quindi qualcosa di molto molto specifico per questa relazione. Passato, secondo questi oracoli, presente, il passato è molto importante anche per riconoscervi, per vedere se siete nella stesa che vi corrisponde. Ok. Stessa cosa per gli arcani maggiori che ci danno proprio, ci aiutano un po' a tirare le fila di questi due oracoli che abbiamo tirato fuori per ogni gruppo. E poi ci aiutano anche a comprendere quello che ci uscirà dall'Elenormand. Quindi forza. Allora, passato, presente, futuro. L'elemento sorpresa, andatemi un attimo. Questo. Che l'elemento sorpresa è quasi più importante dell'intera stesa, quindi non voglio fare guai, mettiamoli qua. E adesso per le nostre ragazze finalmente è il momento di parlare. Chissà come stavano in trepidazione mentre io davo la precedenza.
agli altri mazzi. E infatti, no, ma cara mia, mi spiace, ma non vi ho mischiati abbastanza. Vuoi uscire a tutti i costi? Sembrerebbe ripresa o ritorno, quindi, però aspettiamo, perché va bene che bisogna ascoltare le carte quando ci saltano fuori, però non si era contato in tutto questo il fattore di umidità percepita e temperatura. Allora, andiamo subito a guardare il taglio. Allora, qui si va da più a meno, è una situazione nella quale ci si sentiva al sicuro, ma qua è avvenuto qualche cosa, sicuramente a livello verbale, ma qualcuno si è intromesso. Adesso andiamo a vedere se ho ragione, anche perché detesto avere torto, quindi faranno bene a dire quello che ho in mente io. Vediamo dove eravate, quindi cerchiamo di capire. Non è per voi, ui. Inganno, to guarda, come era uscito al taglio. L'imperatrice, mamma. Allora, cosa abbiamo nel passato? Abbiamo una situazione a dire poco, non vi dico controversa perché è chiarissima. Qui avevamo all'interno di questa relazione è stato scoperto un tradimento, cioè c'è poco da dire, cioè, anche senza saper leggere le carte, però ci arrivate anche voi, e qui addirittura secondo me il partner è come se uno dei due se n'è proprio andato, quasi. Allora, l'imperatrice, se vogliamo, che sembra la carta più discordante, perché se abbiamo inganno non è per voi, una rissa, adesso non è niente di che, però voglio dire, una discussione accesa con qualcosa che poi uno va di qua e uno va di là, ognuno a iniziare qualcosa di nuovo, ci sta, no? L'imperatrice, che è una bella carta di creatività, di energia positiva, addirittura di gestazione di qualcosa che finalmente viene alla luce, perché viene dopo la papessa, quindi energia femminile, la primavera. Cos'è? Allora, secondo me è come se le carte dicessero: meno male che questa cosa è stata scoperta e in passato, pur soffrendo, vi siete liberati di un bel fardello. Però è anche una carta che mi rimanda, insieme al cavaliere, mi manda a vedere come stiamo adesso. No, rimanda, riparare, è certo. Soldi e lavoro. In questo momento le questioni economiche rappresentano un fattore importante. Vabbè, le stelle, anche queste mi parlano di soldi. Un'opportunità. Allora, adesso siamo nella fase mulino bianco. Allora, adesso siamo nella fase in cui si sta cercando di ricostruire il tutto. Addirittura potrebbe essere che con rinnovate promesse alcuni di voi stiano veramente pensando di mettere su casa, così come può essere che qualcuno invece si sia trovato in passato con un abbandono, perché la casa c'era già, e che quindi adesso invece si stia proprio cercando di rimettere insieme i cocci. E allora si parla anche di soldi e di lavoro, però soprattutto adesso l'energia è questa di riparare, quindi un'occasione per rifare risplendere i sentimenti, un'occasione da prendere al volo. Vi sentite anche voi così, in cui le cose possono tornare finalmente ancora meglio di prima, perché qui avevamo solo questa imperatrice di positivo, che per me però era positivo perché per la rottura. Qua allora di positivo non c'era niente, eravate entrambi secondo me proprio allontanati alla ricerca di qualcosa di diverso. Invece adesso c'è questa situazione, non dimentichiamo che c'era volata fuori la cicogna, quindi è qualcosa che ci parla di ripresa. Sta di fatto che secondo me qua un tradimento c'è stato. Quindi questo riparare è anche un cercare di far capire con queste stelle che c'è una nuova possibilità di comunicare, sincerità, bellezza, no? Quindi stiamo proprio cercando di metterci una toppa. Futuro.
Questo latte miele a me non piace, però vabbè. C'è nel mazzo, non lo posso togliere. Fiducia. Questo matto. Questo matto. Questo è veramente un elemento che mi fa pensare tantissimo. Allora, il futuro di questa coppia che si basa, se posso dare la mia interpretazione, d'altra parte qua il canale è quello con le mie interpretazioni, quindi vi dico come la interpreterei per me, che credo che sia la cosa migliore. Qui abbiamo una specie di fiducia un po' forzata. Difatti questo oracolo non dice fai bene ad avere fiducia, eh. Questo dice, questa situazione richiede che tu abbia fiducia. Secondo me fate fatica a darla questa fiducia. È una fiducia che avete accordato in questo momento, in questo presente. Però, secondo me, più si va avanti. Allora, latte e miele è una carta che dice di solito energie bellissime, tutto fantastico, vi volete bene, bacino, bacetto. A me, quando faccio le mie estese, non porta mai niente di positivo. Quindi, secondo me, c'è ancora qualcosa che voi desiderate approfondire in questa relazione. Adesso state bene, però avete paura di che risucceda di nuovo. Non c'è niente da fare e desiderate andare a fondo. Allora, questa energia che avevamo qui non ce la siamo dimenticata, l'imperatrice. Adesso però che siamo passati attraverso diversi canali, quindi prima il disastro, tradimento, liti, scontri, allontanamento. Adesso questo clima di ritrovata serenità. Inevitabilmente passata la bolla. Qualcosa deve tornare fuori e l'intelligenza dell'imperatrice non è che ce la perdiamo per i sassolini come pollicino, no? Quindi qui c'è qualcosa che manca, che è secondo me proprio l'ultimo pezzo di fiducia che dovreste avere. Cosa succede? Che quando non si sa bene come agire, arriva il matto è energia pura che va do capita, non è matto. Il matto, attenzione, il matto è semplicemente la beata incoscienza, quindi decidete di parlare. E purtroppo qui vi dice: volete continuare con questa relazione? Quindi parlare se ne fa poco. Quindi, se volete che questa relazione continui, vi tenete questo clima un po' appunto da famiglia Mattel, per chi alla mia età o famiglia del Mulino Bianco, insomma, di questo. Serenità che è vera, ma fino a tanto così, perché avete sempre quel sassolino nella scarpa da togliervi, perché in questo momento, cioè in questo momento nel futuro, diciamo immediato, da 1 a 3 mesi, la possibilità di un dialogo che vi tolga questa brutta sensazione al momento non è prevista. Ok? Quindi dovete un po' sedarvi e rimandare a tempi migliori. A meno che adesso andiamo a vedere che cosa ci dicono le carte della sorpresa. L'osservatore è visto, cioè c'è poco da fare. Fattori religiosi. La tua vita sentimentale è influenzata dall'educazione religiosa o io metterei dal cammino spirituale che hai intrapreso. Io la leggo sempre così. Questo cammino spirituale che guarda caso è un po' quello in cui siete dentro adesso per cercare di limitarvi. Compromesso. Perché cosa? Allora, qui finisce bene. Allora, che cosa succederà? Succederà che comunque, pur non riuscendo a instaurare il dialogo come lo desiderate voi, ci sarà comunque talmente buona volontà da parte del vostro partner di mantenere le cose entro queste belle energie positive del presente, che alla fine troverete un compromesso e la situazione si sanerà. Sì, perché dopo lunga osservazione rimanete sempre un po' con la guardia alzata, c'è poco da fare. Però qua abbiamo la temperanza. La temperanza è una carta di guarigione, di compromesso, di comprensione. Di tante cose, insomma, che faranno sì che troverete l'equilibrio, perché anche qui è molto bella, secondo me, soprattutto in questa stesa, l'immagine della temperanza, dell'angelo della temperanza, è sempre lo stesso, però è bella in questa stesa, che un vaso versa nell'altro, quindi trovate veramente anche una comunicazione, magari senza parlare troppo.
lascio a voi poi la scelta delle modalità. Sta di fatto che qui abbiamo una bella stabilità che ci parla di qualcosa che da brutto brutto, piano piano, pur avendo degli sballottamenti, trova un modo di essere e di essere felici, insomma, insieme, pur con le relative diversità, perché tanto c'è la temperanza. E anche secondo me uno scambio tra voi che potrebbe appunto non avere la profondità nei dialoghi che avreste sperato, ciononostante sono conferme continue, continue nell'amore da parte del partner. Quindi alla fine secondo me vi metterete il cuore in pace. Certo voi desideravate qualcosa che assecondasse questo vostro percorso spirituale perché insomma per arrivare a come siete adesso non è che dalla sera alla mattina vi siete svegliati e vi avete detto ma sì, dimentichiamoci tutto e mettiamoci di nuovo insieme. No, qui avete dovuto comunque anche voi chinare un po' la testa, far finta di prendere bene alcune spiegazioni che magari non vi avevano entusiasmato, insomma, arrivare allo stato presente in cui siete adesso non è stato facile. Quindi è normale che, come vi dico, la guardia della nostra imperatrice rimane sempre alzata. Mi raccomando, l'imperatrice è una energia, è una forma di intelligenza e di modo di affrontare la vita, quindi non è che è solo se siete donne, vale per tutti, è un arcano maggiore, quindi è un archetipo. Pertanto diciamo che avete mantenuto alta la guardia con una grande intelligenza e dopo un primo entusiasmo nell'esservi ritrovati. Comunque poi insomma certe cose sono rimaste lì a farvi un po' temere che si potessero ripresentare le stesse cose. Quindi adesso in questo momento siete in una situazione di progettazione anche per molti o di ripresa di progettazione se avete fatto dei piani proprio anche concreti di vita insieme oppure siete magari nella fase prima, quindi state fingendo di progettare, so come fanno i fidanzati, mi piacerebbe avere 7 figli con tutti i nomi, no? Comunque, insomma, siete in un momento in cui fate piani per il futuro e dove effettivamente questa è un'ottima occasione per far risplendere i propri sentimenti che qui erano rimasti compromessi da, chiamiamolo una birichinata, che insomma, a essere ottimisti, erano uscite le serpi al taglio, quindi ricordiamocelo. Per il futuro potrebbe esserci, anzi ci sarà, secondo me, un vostro desiderio una volta acquisito una certa stabilità, un po' di andare a rivangare il passato per avere quelle conferme che non erano arrivate tutte insieme quando adesso avevamo ricostituito la coppia, però qua vi dice il futuro, se volete che ci sia futuro lasciate perdere perché non trovereste le risposte che vi piacciono o forse non trovereste risposte affatto, perché qui è un dialogo tra sordi e restereste solamente mortificati. Quindi attenzione perché potrebbe essere che agiate di impulso, non c'è niente di male, però sappiate che andate incontro a una delusione. Fortunatamente questa volta, quindi riassumendo, è arrivato in nostro aiuto tutto l'armamentario della carta delle carte sorprese dove ci dicono che effettivamente trovando qualche compromesso, che compromesso non è sempre brutto, vuol dire andarsi incontro, difatti abbiamo questa bella immagine della temperanza, questa coppia dopo un inizio così tormentato e burrascoso in effetti ha delle ottime possibilità di andare avanti. Stiamo sempre un po' attenti però a questi alti e bassi perché vedo tutti e due bei peperini, quindi insomma chi ha subito un tradimento con sempre quella voglia di dire però che allora se volete continuare mettetela via sta roba o perdonate o niente, cioè non è che possiamo andare avanti 20 anni a rinfacciare. Dall'altra parte, magari vi si potrebbe imputare di essere un po' perfettine, quindi un po' perfettini o perfettine, questo è rivolto a tutti naturalmente. Quindi bisogna trovare un punto di incontro. Le carte sorpresa ci dicono che questo punto di incontro, grazie al cielo, si troverà. Quindi questa coppia che era andata iniziando con una maniera che peggio di così non si poteva, invece piano piano devo dire che ha trovato e troverà soprattutto un proprio sistema di convivenza e anche un certo entusiasmo, perché vedo alla fine una coppia dove l'alchimia magari non è visibile ai più, però è molto profonda e radicata tra voi due.
sarete quella classica coppia che anche senza parlare si capisce. Purtroppo tenete presente che questo anche se dovesse esserci un altro tradimento, io lo so che rovino sempre tutto, però allora è uscito, non è che possiamo buttarle via, no? Visto che sono uscite, diamogli la possibilità di dircela fino in fondo. Quindi questa coppia ha un futuro un po' travagliato, diciamo, dovete un po' mordervi la lingua se volete, ma secondo me volete, se la morderà anche il partner o la partner, e io penso proprio che in questo caso sarà una relazione soddisfacente. Non dovrebbero, perché lo so che la domanda arrivava, non dovrebbero verificarsi altri tradimenti. Questo sempre tenendo presente che non vi sto prevedendo da qui a 20 anni, ma allora nei prossimi 3-6 mesi, poi dopo, poi tornate qui che vi dirò sicuramente il resto. Sempre che vogliate sentirvelo dire su questa persona e magari non l'abbiate già cambiata, chi lo sa. Bene, quindi allora anche la stesa, la variante numero 3, direi che ha avuto una stesa bella movimentata, fino all'ultimo non abbiamo saputo come finiva, quindi innanzitutto vabbè, complimenti, ce l'avete fatta, voi siete passati indenni questa stesa con sorpresa, quindi in bocca al lupo, mi raccomando il like, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche se non l'avete ancora fatto e io vi do appuntamento come sempre alla prossima volta qui con me su Cartomantic. Ciao! Bene, eccoci, siamo arrivati alla fine anche di questo interattivo, un po' diverso dal solito, un pochino più, diciamo, pettegolo, quindi che risuona ancora di più con lo spirito dell'Enormand. Siamo andati a vedere diverse cose su questa nostra relazione, spero che la variante che avete scelto vi abbia, soddisfatto, spero che nel caso abbiate cambiato, come suggerisco spesso, se non risuonava per niente, quindi comunque da una parte o dall'altra avete trovato la risposta che volevate. Bene, con questo io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima volta, vi invito nel frattempo, se non l'avete ancora fatto, a iscrivere e attivare le notifiche e come sempre in bocca al lupo e alla prossima volta qui con me su Cartomantic. Ciao a tutti!